GF VIP 7, Daniele Dal Moro sul suo passato e ragazzino Chiaro non esiste più. Daniele Dal Moro è uno dei protagonisti del Grande Fratello VIP 7. Nella giornata di domenica 11 dicembre, il 32enne di Verona si è ritrovato nel cortiletto con Nikita Pelizzone ed Edoardo Tavassi. Daniele, parlando del suo difficile passato, ha rivelato che ha avuto un cambiamento radicale di personalità. Inoltre, il concorrente ha spiegato che del bambino che era un tempo non esiste più nulla. Daniele Dal Moro nelle ultime settimane è finito al centro di alcune dinamiche del Grande Fratello VIP 7. In varie occasioni, il 32enne è stato dipinto come una persona aggressiva e dai toni troppo duri. Domenica, Daniele, mentre parlava con Nikita e Tavassi, ha rivelato un aneddoto legato al suo passato. Il diretto interessato ha spiegato che le persone spesso cambiano in base a quello che accade nella loro vita. A tal proposito, il vippone ha affermato: "Ho avuto un cambio radicale di personalità". Daniele Dal Moro ha aggiunto: "Il ragazzino che ero non esiste più". Stando a quanto riferito dall'imprenditore di Verona, quel ragazzino esiste solo con i suoi migliori amici. Nel corso del racconto, Dal Moro ha aggiunto ulteriori dettagli: "Io andavo fuori e mi riempivano di botte". Capito inoltre, il 32enne non ha nascosto di aver vissuto per anni con la paura che qualcuno lo aspettasse sotto casa per fargli del male. A quel punto, Daniele Dal Moro ha ribadito di essere cambiato dopo aver subito in passato: "Ho dovuto cambiare. Altrimenti mi facevo schiacciare da tutti". Nel frattempo, Daniele ha avuto modo di chiarire anche con Oriana Marzoli. Poco dopo l'ingresso nella casa di Cinecittà della influencer venezuelana, tra i due coinquilini sembrava esserci un ottimo feeling. Dopo le incomprensioni delle precedenti settimane, Daniele e Oriana hanno avuto un confronto. Il giovane ha consigliato a Marzoli di aprire di più il suo cuore: "Quando ha un problema, dovresti ammettere di essere una persona sensibile". Il 32enne ha riferito che spesso preferisce stare al fianco delle persone deboli perché crede di essere utile. Secondo quanto riferito da Dal Moro, la solitudine è un'ottima compagnia. Daniele ha spiegato alla coinquilina sudamericana che in passato ne ha combinate davvero tante. Al punto che se oggi è una persona riservata e tranquilla è solo perché le brutte compagnie lo hanno portato ad un cambiamento radicale. Dopo aver ascoltato attentamente i consigli di Daniele Dal Moro, Oriana ha deciso di seguire le parole del coinquilino. Inoltre, la concorrente ha messo fine al muro che aveva alzato proprio con l'imprenditore veronese. Dar mâine sigur nu-i la fel. Trage de mine caracterul meu de fier. Că baie ploaie vând niciun curcubeu, dar ci că toate astea-s doar în capul meu. Și-mi zice du-te, nu mai sta. Tu chiar nu vezi cât ai întârziat deja. Aruncă-ți toate visele într-o geantă și pleacă. Grăbește-te că trenul ăsta nu așteaptă. Dar eu știu deja că vreau cu totul altceva. Închide ochii, poți imagina că lumea e a ta. Și în plus poți să sari sus, sus, sus.